che Renzi si nasconda, che non le mandi a dire. È Renzi come lo abbiamo conosciuto, nel suo modo di esprimersi, nella sua franchezza, nei giudizi diretti, nella ricostruzione di questi 3 anni. Io dico, la prima curiosità, perché a un certo punto di una vicenda politica così complessa, che non è naturalmente finita visto che è ancora il segretario del PD e tra un po' ci saranno le elezioni, perché si decide di scrivere un libro? Intanto grazie direttore, grazie per aver accolto l'invito ad essere qua, grazie a tutti voi, grazie alla Feltrinelli, a partire da Inge che è qua con noi e da tutti coloro i quali hanno reso possibile questa cavalcata negli ultimi 1000 giorni, ma io spero anche nei prossimi. Perché si scrive un libro? È molto difficile provare a essere sintetico, ma lo devo fare. Mi hanno detto, mi raccomando, risposte brevi. Uno, perché penso che uno come me, accusato spesso di voler sintetizzare al limite dei 140 caratteri tutto, avesse il dovere di fare un racconto un pochino più ampio di quello che è successo e di quello che potrà avvenire. Io mi permetto di dire, non sono polemico nei fatti, ricostruisco degli eventi. Poi naturalmente se qualcuno vuole smentire quei fatti può farlo, ma è una piccola parte del libro, è quella che naturalmente ha più spazio sui quotidiani, giustamente, anche comprensibilmente, ci sono i fatti. Ci sono delle proposte su cui mi piacerebbe che discutessimo, anche facendosi aiutare a dire guarda questa cosa qui l'hai detta male, hai sbagliato, non siamo d'accordo, su Maastricht non va bene, su Lisbona non va bene, sulle proposte sulle periferie non ci siamo, mi piacerebbe che si discutesse, ma ci sono le proposte e 3 ci sono delle emozioni. Ecco sì, il motivo vero per cui io ho scritto il libro è anche per dimostrare innanzitutto ai miei figli, a me stesso, che fare politica non è una roba da robot. Il momento più importante, più intenso, non più importante, della mia esperienza a Palazzo Chigi, direttore, è stato il 26 maggio 2014, il giorno dopo la vittoria alle europee, non per la vittoria alle europee, ma perché quel giorno è stato liberato un ragazzo italiano. E quella telefonata con quella mamma a cui stavi dicendo, guarda, guardi signora, suo figlio in questo momento è su un aereo militare italiano, sta tornando a casa. L'urlo di quella signora che è come se avesse partorito di nuovo perché un figlio tornava in vita è un'emozione che nessun talk show potrà spiegare, che nessun dibattito potrà chiarire. Il libro secondo me serve anche a quello, quindi ci sono i fatti, ci sono le proposte, però ci sono anche le emozioni. È chiaro che essendo un po' nel mezzo, nel già e non ancora della politica italiana, qualcuno si è arrabbiato, però stavolta non l'ho fatto apposta. Non mi crede lei, eh? Sì, l'ho vista che ha fatto un chino che non mi credeva. Qualcuno, tanti si sono arrabbiati, ma poi ci torniamo a quelli che si sono arrabbiati. Intanto volevo andare subito a un punto che è un punto molto importante di questa vicenda politica, lei lo racconta anche distesamente. Lei descrive 3 anni intensi, pieni di successo secondo il suo giudizio, lavoro, crescita del PIL, conti pubblici tenuti diciamo, nei termini giusti, alcune leggi sui diritti civili, l'export. Si arriva a quel dicembre dell'anno passato al referendum, un referendum che è certo è stato un referendum su di lei, nel senso che non credo che tantissimi, cioè che la componente del no sia stata determinata su un giudizio di merito sulla riforma costituzionale. Lei nelle riflessioni che ha fatto dal dicembre 2016 ad oggi, che giudizio ha dato di questo risultato così negativo? Come lo interpreta in questa vicenda che doveva avere, secondo la sua ricostruzione, un andamento diverso? Nel libro io non parlo dei successi, direttore. Ci sono 3 capitoletti di risultati positivi e 3 di risultati negativi. Cioè metto insieme il lavoro e le banche. Metto insieme la questione per me positiva, oggettivamente positiva del rilancio del paese con le difficoltà avute sulla scuola. Metto insieme, e ne parlo diffusamente, le notizie che io considero positive sul sistema della tassazione con la giustizia e gli scandali che mi hanno
non toccato personalmente, sono uno dei pochi politici che non ha preso neanche un avviso di garanzia per il momento, non ne sento la mancanza, però non si sa mai. Tuttavia il tema del libro è un pochino meno roseo, è un elenco di successi, anzi ci sono tante cicatrici, tante ferite, tante cose che non funzionano. Il referendum. Il referendum è stata una battaglia persa, la rifarei? Sicuramente sì. La rifaremo in modo diverso? Sicuramente sì. Quando perdi una battaglia del genere, impari. Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice, e persona a cui voglio molto bene, credo che non sia del mio partito politico, anzi, lei vi pure... Si sta candidando con il centrodestra. Ma non so se si candiderà. Sergio Pirozzi è un grandissimo sindaco di Amatrice, può votare destra, sinistra, 5 Stelle, lui ha fatto il bene della sua comunità in quel momento, io sono orgoglioso di aver condiviso anche dei momenti particolari con lui, lo scrivo nel libro. A un certo punto lui va di fronte ai Monti della Laga e si dice, vedi Matteo, questo è il posto dove io mi metto a urlare. Voi immaginate di essere il sindaco di un comune che ha 200 morti. Capite che un paesello non è un numero di morti, una statistica, è il vicino di casa, è il fornaio, è l'ex, il cugino. Ecco, nel raccontare questo, Sergio mi ha detto, dopo il referendum, mi ha chiamato lui per consolarmi, dicendo, ma te, ti ricordi che io sono un mister, no? Un allenatore di calcio, sì. Io non perdo mai. Infatti, ho beato te, io sì, ho perso. Dice, no, io o vinco o imparo, ricordatelo. Ed è una espressione bella. Cosa si è imparato dal referendum? Mi piacerebbe che, tra un po', con calma, si potesse discutere sicuramente degli errori che ho fatto io, che abbiamo fatto noi. Il primo non è la personalizzazione. Guardate che hanno personalizzato soprattutto gli altri. Erano gli altri a buttarla tutta su di me, anche per mie dichiarazioni all'inizio del tutto sbagliate. Ma il mio errore è stato non capire la politicizzazione. Cioè io ero così convinto che si votasse sul CNEL, che dicevo sì, potrò stare antipatico a un po' di italiani, ma alla fine... Tra avere un sistema che funziona meglio e un sistema che funziona peggio, gli italiani voteranno nel merito. Non è andata proprio così. E sicuramente questo è un insegnamento. Detto questo, direttore, se c'è una cosa bella, anche catartica, di un libro, io poi ho sempre paura a definirlo libro, perché per me i libri sono una cosa... Quando gli amici di Feltrinelli mi hanno detto oggi la classifica va bene, sei lì vicino a Camilleri, ho detto no, per carità, la letteratura avrebbe una sua dignità che non vorrei rovinare e distruggere, ma se c'è una cosa catartica del libro è che per me quella pagina è chiusa davvero. Ho voluto mettere i puntini sulle i di quello che è accaduto perché restasse agli atti quello che è accaduto sulle banche, quello che è accaduto sulla flessibilità, quello che è accaduto nel passaggio di consegne con Enrico Letta, quello che è accaduto con Silvio Berlusconi sul patto del Nazareno, quello che è accaduto per l'elezione di Mattarella. Dopodiché questa è una parte che cuba il 15%, il 20% del libro. Il resto sono proposte per il domani. Vogliamo o no immaginare un paese che investa davvero sulle periferie o sulla cultura? Lo dico in questo luogo magnifico che voglio ringraziare, anzi... Se fate un applauso a chi rende possibile questo straordinario teatro, che non è solo un teatro, ma è un luogo di produzione, di cultura e di emozioni. Fino a qualche mese fa, caro direttore, fino a qualche anno fa, in Italia la cultura veniva tagliata tutte le volte. Ora noi abbiamo fatto un sacco di errori, ma che gioia poter vedere finalmente il segno più sugli investimenti in cultura. Ma che gioia andare ieri a Pompei con la mia famiglia, era una discussione fatta con mia moglie che dovevamo andare a Pompei a portare i bambini, 16, 14 e 11, bambini per modo di dire. Ma che gioia vedere il segno più negli investimenti in cultura, negli investimenti educativi. Dopodiché... Sì, lo ammetto, tanti errori, però abbiamo dato una smossa a questo paese che era totalmente fermo. Io preferisco sbagliare e cercare di migliorare la volta dopo che non stare fermo a pensare soltanto a conservare la mia poltrona. Preferisco aver perso la poltrona ma non aver perso la voglia di cambiare. Lei, nel libro ci sono tante descrizioni di sentimenti anche personali, del modo in cui ha vissuto... alcune fasi di questi 3 anni. In particolare
Voglio ricordare la descrizione delle emozioni dell'addio, dell'addio dell'ultimo giorno, diciamo, a Palazzo Chigi, la richiesta dello scotch che era stato scambiato per la richiesta di alcol. No, è vero, cioè, io lo confesso, volevo fare gli scatoloni da solo. Perché erano tutti lì che dicevano, diamo una mano, no grazie Presidente, diamo una mano, no faccio da solo, e tutti erano lì come avvoltoi sul cadavere, quindi mi sono messo, chiesto dello scotch. E la gente ha detto, questo adesso si ubriaca, per cui è stato anche divertente, ha strappato un sorriso. Non è facile fare lì, poi bellissimo perché la capacità della classe politica di autoconservarsi è meravigliosa. Nella settimana in cui abbiamo perso il referendum, qui ho perso il referendum in cui stavo dimettendomi, il Senato mi ha votato la fiducia più numerosa dall'inizio della legislatura, più ampia. Cioè il Senato, preoccupato che si andasse a votare, ha avuto un numero straordinario, ha avuto 170, mi ricordo quanti voti di fiducia. 72. La più alta, perché all'inizio c'era il governo di larga intesa, ma insomma la più alta dal momento della separazione di Berlusconi con Letta dell'ottobre 13. È stato bellissimo, no? Per cui ti dicevano, ma chi te lo fa fare di andare via? Ma poi non tornare? C'era il modello Angioletto buono e Angioletto cattivo dei fumetti, però ho chiesto lo scotch e mi hanno guardato come uno degli alcolisti anonimi. Che gli ho fatto, no, lo scotch quello marrone. Ah, meno male, Presidente, ecco. Bene, superare, fatti gli scatoloni, torna a casa, si contende la taverna con i figli per poter lavorare. Lei dice, hanno fatto l'usucapione. Esattamente. Lei dice, sono uscito senza stipendio, senza indennità, quindi c'è una descrizione di una, come dire, di un leader che si prende, torna umano, esce da un circuito naturalmente in cui i piedi per terra spesso si hanno poco, e però lei dice, rifletto. Molti però hanno visto questa riflessione per un periodo molto breve, l'hanno molto interpretata come immediatamente il giorno dopo richiesta di elezione e voglia di tornare a Palazzo Chigi immediatamente. Cioè non riesce a trasmettere, diciamo, l'esattezza della situazione. Evidentemente non sono bravo a comunicare, come dicono, perché io ho vissuto, credo sia umano, anche giusto, un momento di riflessione molto difficile, al netto di alcune discussioni che non posso fare a Milano. Cioè io sono andato a fare la spesa in quei giorni e i social si sono scatenati, perché poi ci deve essere qualcosa, ci deve essere a un certo punto un virus dentro i commentatori di professione nei social quando non sono troll, che è pazzesco. A un certo punto uno ha detto, il 20 dicembre e questo nel carrello ci ha messo il Pandoro. Era il 20 dicembre. Ora voi milanesi potete dire ci voleva il panettone, ma a me, non so come fare a dirlo, il panettone piace meno del Pandoro. C'ho un problema con i canditi e con le uvette, scusate. Ero a far la spesa alla Coop in fila, tranquillo, e fanno la foto, la polemica, avete visto, lui ha comprato il Pandoro. Vabbè. È chiaro che in quei giorni non è stato facile decidere, perché io ero veramente combattuto tra mollare tutto, come avevo annunciato e come volevo fare. E forse per me, per la mia immagine, sarebbe stato sicuramente un fatto positivo. Tu te ne vai, ringrazi, io me ne sono andato ringraziando, salutando, inchinandomi alla bandiera e dicendo grazie al mio paese. Non me ne sono andato, anche perché non vedo con chi avrei potuto far polemica, avendo perduto il referendum. Quindi me ne sono andato solo con gratitudine. Lì, direttore, la discussione era, si va avanti o no? Da un lato mi sono dimesso da Palazzo Chigi e dimesso dal PD. Quindi ho lasciato ogni tipo di responsabilità. E se sono tornato alla guida del PD è perché mi ci hanno messo 2 milioni di italiani a votare alle primarie. E questo è un passaggio che vorrei, perché vedo che qualche editorialista se lo dimentica, mi permetta la battuta. Qui non è che c'è un autoimposto. 2 milioni di italiani sono andati a votare, hanno scelto e 1.300.000 ha votato per la proposta mia e di Maurizio. Bene, potevo smettere, potevo riflettere di più, potevo andarmene un anno? Sì, sicuramente sì. Sono stato, me lo lasci dire, sopraffatto da decine di migliaia di email di dimostrazione di affetto, di gente che mi ha detto, anche trattandomi
a muso duro, tu non hai il diritto di decidere da solo, avendo rappresentato fino ad oggi un'esperienza collettiva e comunitaria. Dopodiché, questa discussione ha portato a un congresso democratico, gli italiani che siamo iscritti al PD hanno scelto, 400.000 iscritti, 280.000 hanno votato nella parte relativa agli iscritti, 2 milioni poco meno hanno votato nella parte legata alle primarie. La dico con molta umiltà, ma è mai possibile che si facciano sempre le pulci alla più grande comunità democratica di questo paese, che comunque con tutti i limiti si impegna, si confronta, discute e vota in modo democratico, e non si dica una parola sulle modalità di selezione delle altre forze politiche tra l'algoritmo e la decisione del leader? Rivendico il ruolo e il modo con il quale il PD sceglie e manda avanti la propria classe dirigente. Senta, a proposito di Milano e di Salotti, che lei ha, come dire, dichiarato espressamente di non aver mai frequentato e anzi di essere uno dei motivi per cui spesso è stato messo nel centro del Milano. Più quelli romani, le dirò, che quelli milanesi. No, senso... ma io parlo di Milano perché è una città che conosco e che frequento meglio. A Milano è successo in questi 3 anni, glielo voglio descrivere perché le assicuro che è così. Scena 1, primo anno fino a dopo la vittoria delle europee, tutti entusiasti, finalmente un leader che decide, finalmente un leader che dà energia al paese. Scena 2, fase intermedia, diciamo prima delle amministrative di Roma e di Torino. Sì, certo, sta sbagliando qualcosa, però non abbiamo alternativa. Scena 3, subito dopo il referendum, un classico, forse anche un classico del paese, però non ha più lucidità politica, però sta sbagliando, però non indovina più una battaglia. Questa è una descrizione, le assicuro, esatta. Massimo Recalcati, che credo sia anche tra di noi, in uno scritto su un giornale che è stato, come dire, molto vicino a lei in questi 3 anni, ha descritto Renzi in questi 3 anni o in questi 3 mesi, non ho capito. In questi 3 anni, l'ultimo periodo un po' di meno, diciamo, in questi 3 anni. Ha descritto perché Renzi ha messo la sinistra davanti al suo cadavere, credo faccio una citazione a mente, e aver messo la sinistra davanti al suo cadavere ha comportato il fatto che l'hanno giudicata come il killer, probabilmente. Sicuramente andiamo con ordine. Intanto grazie a Massimo Recalcati, grazie per tante discussioni fatte insieme e anche perché gli ho fregato, rubato, copiato tante volte alcune considerazioni. Io sono stato al Parlamento europeo nel luglio del 2014 dicendo che noi eravamo la generazione Telemaco, e tutti a dire: ma chissà chi gli ha scritto questo discorso. Ho volgarmente scopiazzato uno dei testi di Recalcati che avevo letto senza ancora neanche conoscerlo, perché il tema del rapporto tra l'eredità e la conquista del diritto all'eredità, che è un tema fantastico, secondo me è un tema che affronta, che è molto bello per l'Europa, l'Europa che nasce in vario modo, l'Europa che ha Enea che si carica anch'ise sulle spalle, l'Europa che però è anche l'Europa della Grecia, dei Proci, cioè, è tutta una serie di considerazioni che io mi sono sentito di azzardare nel Parlamento europeo. Mi guardavano un po' strano, ma si aspettavano un dibattito sui trattati e si sono trovati un discorso su quello che l'Italia avrebbe dovuto fare, ispirato alla generazione Telemaco. Però rispondo alla domanda. C'è una cosa che mi incuriosisce. Non capisco tutta questa attenzione su di me e sul mio carattere. C'è un sacco di gente che vuole cambiarmi il carattere. Io voglio cambiare l'Italia, che secondo me è un po' più importante del mio carattere. E sotto questo profilo, tante volte io apro i quotidiani o vedo i talk show e non mi riconosco. Delle volte mi sto antipatico per primo io. Delle volte leggo il giornale e dico: questo non lo voterò mai. E c'ho mia figlia, che è l'unica renziana di casa, che dice: babbo, sei te, bisogna votarti.
Mia figlia è un pericolo pubblico, sì. Se i miei detrattori leggessero il libro scoprirebbero che c'è la parte sul telefono azzurro da chiamare, perché mia figlia è veramente un potenziale pericolo. Parlerei di deriva autoritaria con mia figlia, se non fosse che è un argomento un déjà vu. Allora, sicuramente io devo imparare a fare meglio e vorrei che la sconfitta del referendum mi aiutasse su questo, che questi mesi che aspetto a gloria di viaggio in treno, di racconto di un'Italia diversa, sicuramente potranno aiutare anche il mio carattere. Però, direttore, parliamo di questi 1000 giorni a Milano. Che cosa è accaduto, al netto delle discussioni sul mio carattere, fondamentali e cruciali per l'esistenza di tutti noi? Milano è stata una città che è stata attraversata da una crisi gravissima nel 2014. L'Expo stava saltando. Non l'ha salvata il governo, l'hanno salvata i milanesi. Il governo è stato a prendersi una responsabilità. Io ero appena arrivato, lo scrivo nel libro, tutti mi dicono lascia stare l'Expo, non ci mettere le mani, ti portano via. Era questo il messaggio. Noi abbiamo scelto un magistrato, Raffaele Cantone, gli abbiamo dato una struttura, l'ANAC, a cui con un decreto legge abbiamo dato dei poteri che non aveva, e grazie al lavoro di Sponda, di Beppe Sala, di Raffaele Cantone, di tutte le istituzioni milanesi, a cominciare dal sindaco Pisapia, dal presidente Maroni, da tutti, abbiamo messo in moto un cantiere fisico che era indietrissimo. Vi ricordate in quanti dicevano, e forse qualcuno anche dicevate, Milano non ce la farà, arriverà in ritardo? Io il giorno prima di Ferragosto del 2014 sono venuto a Milano a fare un discorso agli operai in cantiere, e sono stato in cantiere almeno 4 volte in quei mesi a dire abbiamo bisogno di voi, è vero, la vostra azienda in questo momento è commissariata per i problemi di corruzione che c'erano, però noi siamo con voi, qui c'è il paese in ballo. Quando il 1° maggio 2015 l'Expo è stata inaugurata, non per la qualità dell'Expo, su cui ciascuno può avere le proprie opinioni, ma per il fatto che un obiettivo veniva raggiunto, è cambiato l'umore del paese, non della città. Ed è cambiato perché quando la sera stessa di quel 1° maggio gli aspiranti Black Bloc, li chiamerei così, hanno divelto qualche vetrina, hanno distrutto qualche macchina e hanno sporcato la città, i milanesi, e ringrazio anche il PD e le magliette gialle che senza metterci la faccia, Bussolati e gli altri, hanno organizzato una grande iniziativa assieme al sindaco, i milanesi il 4 di maggio, la domenica, si sono messi a riprendere la città e hanno detto cari aspiranti Black Bloc, noi siamo più forti di voi. Da quel momento Milano è stata un continuo crescendo. Noi ci abbiamo portato un po' di leader internazionali, Michelle Obama, Angela Merkel, David Cameron, François Hollande, Vladimir Putin e tutti gli altri. Ma il premio Nobel Santos, che è diventato poi premio Nobel, presidente della Colombia. Ma è accaduto questo, direttore. Sì, però hanno perso la fiducia in te. Può darsi che qualcuno abbia perso la fiducia in me. Anzi, direi sicuramente. Ma Milano in questi anni è diventata la città più vivace e una delle città più vivaci e più attrattive d'Europa, sicuramente la locomotiva d'Italia. Vogliamo dire che questo risultato è merito di un lavoro di squadra fatto da tutti ed è più importante delle discussioni sul mio carattere e su quanto io abbia sbagliato o fatto bene altre cose? Vogliamo dire, direttore, che le cose in Italia si possono fare, che si deve fare l'Expo, che si deve fare Matera 2019, che si dovevano fare le Olimpiadi, perché quando vedo Macron che esulta per le Olimpiadi a Parigi del 2024, ci sto male. Ecco, naturalmente poi c'è un giusto mix, perché uno si dice, vabbè, però tu cerca anche di cambiare, di dir meglio le cose, di non essere arrogante, e questo è un tratto personale umano. Poi c'è un tratto politico. Chi fa politica in un certo momento deve prendersi delle decisioni. Non dico deve essere arrogante, ma deve farle le cose. Deve sapere che lui in quel momento, se non le fa, non c'è un altro a cui poi potrà dar la colpa. Se noi non avessimo messo la faccia con Cantone, con Sala e con gli altri sull'Expo, l'Expo non si sarebbe fatta, sarebbe tornata a Smirne. Erdogan era già pronto a riprendersela. Vale, le ho fatto un solo esempio, vale per decine di altri momenti. Se a un certo punto non metti la fiducia sulle unioni civili, le unioni civili non passano. E abbiamo rischiato di andare a casa su quella legge, ma era sacrosanta una legge per gli italiani che hanno il diritto di avere dei diritti
davvero uguali per tutti. Insomma, io devo cambiare? Probabilmente sì, devo cercare di migliorare, devo far tesoro degli errori, tutti noi dobbiamo farlo. Però, direttore, posso dirle anche che questa ripetuta, ribadita attenzione su di me, da un lato non la capisco, dall'altro la posso soltanto cercare di capire con i criteri che Recalcati ha dato ieri, ieri l'altro sul suo fondo su Repubblica, che però è un ragionamento che porta molto in là. Possibile che nella sinistra il nemico sia sempre quello più vicino a te che la pensa leggermente in modo diverso? Possibile che la sinistra italiana pensi che il suo problema sia Matteo Renzi e non Salvini o Grillo? Vi sembra normale questo? E su questo mi piacerebbe fare una discussione. Il problema della sinistra è il Jobs Act o il fatto che c'è oggi chi si candida alla guida del paese e propone il Venezuela come garante della pace in Libia? Il Venezuela, con la situazione che c'ha, che propone di continuare a vivere con il referendum sull'euro. Di Battista 2 giorni fa ha detto: vogliamo fare il referendum sull'euro. Il referendum sull'euro. Ma ditelo a quegli imprenditori lombardi che continuano a esportare con percentuali straordinarie che vogliamo uscire dall'euro. E poi vedete se chiamano le sirene, intese come le sirene delle ambulanze per portarli via. Ecco, questo è un punto che mi piacerebbe molto discutere. Ma davvero a sinistra il problema siamo noi barbari che siamo arrivati semplicemente per senza padrini e senza padroni a cercare di provare a cambiare? Poi dobbiamo cercare di essere più simpatici. Imparerò a raccontare le barzellette. Quello di prima le raccontava bene, le barzellette le raccontava meglio di chiunque altro. Nel capitolo finale del libro lei parla di quelli che quando perdono mettono il broncio, degli amici che ti danno del bollito, dell'arte di scendere rapidamente dal carro del perdente e tornare, uno spettacolo, direttore, e uno tornare spettacolo. Rapidamente sul carro del vincitore quando arrivano le prime, quando dopo le primarie, quando il perdente è ridiventato vincitore. Oggi, penso che l'abbia visto, si è dimesso il ministro Costa e è cominciato in Parlamento una fuga in realtà verso Berlusconi, che sta ridiventando il kingmaker di quest'ultima fase di legislatura. Pensa che il governo resterà e ce la farà arrivare alla scadenza naturale o sono cominciate le grandi manovre che lo possono portare giù? Chiariamolo con forza, il governo va alla fine della legislatura, appunto. Siccome questo è stato un tema in cui per mesi dicevano Renzi non vuole arrivare alla fine della legislatura, e devo dire che parlandone con grande libertà sia con Paolo Gentiloni, cui va la mia amicizia, il mio sostegno e la mia piena collaborazione, perché io so cosa vuol dire fare il Presidente del Consiglio quando ti attaccano tutti, e quindi a maggior ragione vorrei che Paolo sentisse l'appoggio intanto del suo partito e l'affetto del suo partito. Però ne abbiamo parlato più volte e confesso con molta libertà che tante volte ci siamo detti se non valesse la pena di andare a votare a giugno, a settembre, prendendo le finestre elettorali che c'erano in Francia e in Germania. Il ragionamento che molti di noi facevano è: si vota in tutta Europa, perché oltre a Germania e Francia si vota da UK e Malta all'Austria, all'Olanda si è votato a marzo. Si vota in tutta Europa, evitiamo di arrivare buoni ultimi al cambio di legislatura. Approfittiamo della fase che si sta creando e andiamo a votare. In tanti lo pensano, facciamo la legge elettorale e andiamo a votare. Questo tema qui è stato interpretato, vedete, Renzi vuol tornare a Palazzo Chigi. Ora, ancora una volta il tema è tutto soggettivo su di me. Io penso che se si fosse deciso di andare a votare, questa decisione sarebbe stata una decisione finalizzata a fare l'interesse del paese, non a fare l'interesse di un candidato. Ma nel momento in cui si è scelto tutti insieme di non andare a votare, o meglio, di andare a votare, non vorrei che adesso i teorici della deriva autoritaria si preoccupassero, di andare a votare a scadenza naturale, la legislatura è stata, le Camere sono state sciolte dal presidente Napolitano nel dicembre del 2012, quindi 5 anni dopo. Se abbiamo deciso questo, adesso
È la verità, punto. È la decisione, punto. È la... Non ripartiamo sulle solite questioni adesso su quando si vota, perché il problema non è quando si vota, ma come ci arriviamo. Io vi dico quello che faremo noi. Idee, perché poi alla fine li voglio vedere discutere delle idee sull'Europa, delle idee sulle periferie, delle idee sul lavoro, sulle mamme, sul sociale, sui diritti, sul terzo settore, sul dopo di noi. Voglio parlare di questo, prima o poi in campagna elettorale qualcuno smetterà di parlare del mio carattere e dirà sì, ok, il tuo carattere fa schifo, però la legge sul terzo settore è un po' meglio del tuo carattere, grazie. E lo faremo in treno, direttore, in treno, lontano dalle discussioni asfittiche autoreferenziali della politica, della politique politicienne. In treno, lei immagini un treno che parte a settembre e che tocca tutte le province italiane, tutte, una per uno. Ci verrà un po' di mal di stomaco a forza di farla, perché non prendiamo ovviamente in Freccia Rossa. Andiamo in tutte le province, ascoltiamo, stiamo in mezzo alla gente, formuliamo idee migliori di quelle che abbiamo, ci confrontiamo con gli studenti che ci hanno bocciato sulla buona scuola, parliamo con i professori, discutiamo con gli imprenditori, ragioniamo dei risultati che possiamo portare, perché qualche risultato noi lo possiamo portare, a cominciare da 4.8 miliardi sull'edilizia scolastica, che vuol dire un tetto sicuro per i nostri figli, che è una cosa che a me continua a sembrare la priorità nonostante tutte le polemiche. E a quel punto, direttore, gli altri facciano quello che devono fare. Il ministro Costa, Enrico, è una persona seria, l'ho scelta io e l'ha confermata Paolo, sono legato da lui da un sentimento di stima, credo che abbia fatto bene ad andarsene, perché nel momento in cui ha detto voglio tornare con Berlusconi è evidente che non poteva stare con Gentiloni, quindi è stato coerente. È uno di quelli per cui le idee sono più importanti delle poltrone, dopodiché le sue idee non sono le mie idee. Però viva Dio, avere un avversario politico che fa un gesto di questo genere, molto serio e molto rigoroso, preferisco uno che fa così e gioca pulito, come Gentiloni gli ha detto, dandogli atto immediatamente, che non quelli che stanno lì con i piedi in due staffe che cercano di vedere come conservarsi la poltrona aggrappata sperando di avere un altro giro per i prossimi 5 anni, perché questo accade in alcuni. Costa è uno diverso, penso che se ha deciso di fare questa scelta non cambia niente per il governo che andrà a fine legislatura, ma è una scelta almeno di coerenza. Quanto a quelli che scendono dal carro del vincitore, io vorrei dirvi che è un'esperienza meravigliosa fare la parte del perdente vedendo il carro del vincitore, perché ti capita anche l'altra, però è un po' più antipatica, salgono tutti, c'è il biglietto d'ingresso, fermo lei, dove va, oh, ma io sono amico del cognato, del cugino, no, fermo lì. Ma la discesa dal carro del vincitore è dal carro del perdente, che non è nemmeno una discesa, è una fuga, in alcuni casi gente che si butta di sotto, che poi sono gli stessi che quando vinci le primarie ti dicono io sempre stato con te, eh. Quando il 30 aprile vinci le primarie alle 23 ti hanno il messaggino dicendo grande successo, ce la siamo meritata, ce la siamo conquistata, gli stessi che avevi visto buttarsi senza paracadute dal carro, ti fermo, ti fai male, ciccio, stai calmo, è bellissimo. Se c'è una cosa umana della politica è anche questo atteggiamento. Abbiamo molto tagliato nel libro gli aneddoti personali, perché ne ho scritti troppi. Infatti immaginate, 400 pagine, alla fine veniva, mi hanno giustamente bloccato a un certo punto. Però la politica è questo, è umanità. Quindi se c'è un ministro che io apprezzo ma che non la pensa come me, a cominciare dallo Ius Soli, che dice io ho delle idee e per queste idee rinuncio alla poltrona, io non me la sento di attaccarlo, gli dico bravo, hai fatto la tua parte, però noi andiamo avanti sostenendo a spada tratta Paolo Gentiloni fino all'ultimo giorno della legislatura. Bene. Ma posso farle una domanda secca su una cosa che ha detto all'inizio, ma lei vuole tornare a Palazzo Chigi? Io sono assolutamente convinto che in una democrazia compiuta il capo del principale partito debba essere quello che va a Palazzo Chigi, cioè che va alla guida del governo. Questo dal punto di vista del sistema. È così per la Merkel in Germania, è così con modalità differenti per la Francia, modalità molto differenti in quel caso. Lì però il partito si è fatto, in Germania, Macron. Noi col 41% siamo andati a casa. Macron col 23% fa il Presidente della Repubblica in 5 anni. Non avete idea di quanto rosichi per questa cosa. In Spagna è così,
Nel Regno Unito è così, per cui il congresso del partito designa il leader che poi riceve dalla regina il compito di fare il... Quindi sicuramente se lei mi dice in un sistema compiuto tu cosa pensi, le rispondo, per me deve essere il capo del primo partito. Se mi fa una domanda invece personale umana, io le dico, io vivo questo tempo come un grande dono. Cioè, parliamoci chiaro, io ho 42 anni, ho solo da dire grazie. Quelli che vanno via facendo la vittima. Io ho fatto per 3 anni il presidente, aspettate, per 5 anni ho fatto il sindaco, lo dico con rispetto per voi, ho fatto il sindaco della città che per me è la più bella del mondo. Ma no, non vi arrabbiate, eh? Ah, penso così, vedrai, oh, potrò pensarla così, non venga a lisciarvi. Non comprate il libro, capito? No, scherzo, quelli della Feltrinelli mi guarda male, ok? Poi la seconda città, no, la faccia per bene lei, ho querelato per molto meno. Poi ho fatto il Presidente del Consiglio, che è un grande dono, un grande servizio. Ora ci sono 6 mesi davanti, 8 mesi davanti, in cui poter andare incontro alle persone, ascoltarle, imparare, provare a coinvolgerle, litigare con qualcuno, se non è che uno cambia carattere all'improvviso, eh. Quindi stare un po' a discutere. Ma è una meraviglia. Non vivo roso dal rancore, come me lo faccia dire direttore, taluni di voi, senza fare riferimenti ovviamente personali, talvolta quotidianamente ne scrivo, Renzi stamattina si alza e vuole tornare a Palazzo Chigi, non ci ho più messo piede io, ci sta benissimo Paolo, finisca Paolo la legislatura, poi il prossimo leader che andrà a Palazzo Chigi lo decide per la Costituzione italiana il Presidente della Repubblica sentiti i partiti, per la scelta politica credo che sia naturale che dipenderà dal voto degli italiani. Nel frattempo, anziché pensare a Palazzo Chigi, mi piacerebbe pensare alle periferie delle nostre città, dove abbiamo messo un sacco di soldi e non sono stato capace di raccontarla. Abbiamo messo un sacco di denari nelle periferie, sono stato un incapace nella comunicazione, nel raccontare lo sforzo che abbiamo fatto lì. 2 miliardi e 100 milioni nelle periferie, non li aveva mai messi nessuno. Li abbiamo messi, ma ve ne siete accorti voi? No. Evidentemente qualcosa non ha funzionato. E la colpa è tutta mia. E allora si va nelle periferie e si impara. Ma anche questo è bello della politica, non soltanto stare dalla mattina alla sera, ma la coalizione, ma la legge elettorale, non me lo chiede, eh? Alla fine se fossero un esame l'intervista di giornalista sarebbe facile, cioè quelle 2 o 3 domande che ti fanno sempre, no? Quelle... E però io ancora non ho imparato a rispondere. Torniamo alla sinistra, alle pulsioni della sinistra, perché diciamoci la verità, non è che lei non abbia sottoposto il suo partito e la sinistra a una cura da cavallo. Non faccio l'elenco dei rottamati, ma diciamone qualcuno, D'Alema, Letta, Amato, Bersani, Vergini. Meno male non lo faceva, se lo faceva chissà che succedeva. Possiamo continuare, oppure nel libro si parla abbondantemente del caso Letta. Diciamo che, come dire, non è che ci è andato leggero con la sua tradizione, parliamo del rapporto con i sindacati, non è... che non ha avuto la mano pesante nei confronti, come dire, non dico solo delle personalità della sinistra, ma anche, come dire, del suo profilo politico, culturale, della sua constituency. Però uno dei rapporti più forti a livello umano, uno dei primi che mi scrive grazie, la notte Presidente. Della sconfitta del 4 dicembre, è Maurizio Landini, con il quale non ho condiviso grazie, niente. Presidente. Lui diceva durante il Jobs Act, occuperemo le fabbriche, e dicevo, occupi i salotti televisivi, te, altro che occupare le fabbriche. Occuperemo le fabbriche, no guarda, sono le fabbriche che occuperanno posti di lavoro grazie al Jobs Act. Quindi discussione enorme, accesa, 800.000 posti di lavoro in più, qualcosa vorranno pur dire, e tuttavia, un rapporto umano vero. Allora, nel libro io cerco di sottolineare anche questa dimensione umana, personale, che comunque c'è. Poi politicamente sì, io alcuni puntini su lei dovevo metterli, direttore, perché non puoi accettare il racconto che il passaggio di consegne del febbraio 2014 sia un golpe machiavellico. È una decisione democratica di un partito, può piacere, può non piacere, ma è una decisione democratica di un partito. In streaming l'hanno vista tutti, cioè tutti
Immagino uno che nel febbraio del 14 sta sullo streaming a sentire l'intervento di Speranza o di Renzi. No, c'è qualche problema? No. Però abbiamo visto il passaggio di consegne. Sì, e io credo, lo scrivo nel libro, che quel passaggio di consegne non sia stato un buon servizio alle istituzioni. Quando te ne vai, lasci un report dettagliato e te ne vai. Però non ho desiderio, lo dico davvero, direttore, di riaprire pagine di polemica. Dovevo scriverlo per rispetto alla verità dei fatti. Avevo il dovere di scrivere come erano andate le cose. Dopodiché a me non interessa il passaggio di consegne del 14, a me interessa capire come facciamo in questo mondo in cui da un lato c'è Trump, dall'altro c'è un grande fenomeno di disgregante, ve lo lasci dire, di tanti valori a vario livello in Europa e non solo in Europa. Come facciamo noi a raccontare qual è il contributo italiano? Io provo a dire alcune cose, partendo dalla cultura, partendo dal fattore educativo, partendo dal sociale, vedo Don Mazzi in prima fila, penso a tutto quello che significa per il mondo del sociale e del terzo settore l'Italia. Noi siamo un paese con 4,9 milioni di volontari. Che meraviglia di gratuità. Tutte queste cose per me sono importanti. Dopodiché dice, non sei di sinistra. Perché non dialoghi tutti i giorni con il sindacato? Sì, è vero. Io la Camusso non la sento tutti i giorni. Non la sento tutti i giorni. Credo che lei se ne sia fatta ampiamente una ragione. Però se mi dite chi è che ha fatto il record di lotta all'evasione fiscale? 2016, 19 miliardi. E il secondo posto 2015, 15 miliardi. Per noi parlano i risultati. Per me è di sinistra lottare contro l'evasione fiscale. Per quale motivo devo dire che è di sinistra, direttore, lisciare il pelo a dei luoghi comuni sul lavoro, per cui l'articolo 18 è di sinistra? No, non era di sinistra l'articolo 18. Era una battaglia storica. Peraltro sarebbe interessante andare a vedere nel 70 cosa votò il PC, ma lasciamo stare, perché è una storia che viene dimenticata. Ma le domando. In un paese di piccole e medie aziende, molte delle quali non assumevano, non andavano oltre i 14 dipendenti perché avevano paura, sbloccare e consentire l'assunzione negli 800.000 posti di lavoro, 2/3 a tempo indeterminato, è una cosa di sinistra o no? È più di sinistra fare i convegni per difendere l'articolo 18 o creare 800.000 posti di lavoro che consentono all'Italia parzialmente di rimettersi in moto? Io penso che non siano i simboli a fare la sinistra. C'è un elemento nel simbolo, che anche nella radice greca, no? Del sion più ballo. Non a caso il contrario di simbolo è diavolo, è diabolico, quindi è divisivo. Ma il simbolo della sinistra, per me, nella sinistra del domani, è l'ambiente, è il terzo settore, è l'economia circolare, non è la difesa di totem ideologici del passato che hanno mostrato i propri limiti e i difetti. L'atteggiamento sulle sigle microsindacali è il primo. Tutte le volte c'è uno sciopero il venerdì dei trasporti a Roma, anche a Milano. I famosi scioperi del venerdì, c'è la febbre del sabato sera e lo sciopero del venerdì mattina. Sono due sequel televisivi interessantissimi, però dai. Tra stare tra i diritti dei lavoratori e contro i diritti dei lavoratori, io sto per i diritti dei lavoratori. Ma lavoratori sono anche quelli che la mattina devono andare a lavorare in ufficio e che hanno diritto di non avere le micro sigle sindacali che tutte le settimane gli bloccano la metro o il tram. Lei sa qual è la contestazione su questo punto, soprattutto sul Jobs Act? Che sono stati spesi tante risorse per un risultato limitato e che adesso il mercato si sta riassestando sui contratti a termine, che alla fine è già finito questo effetto. Credo nella forza dei numeri, perché ora non so se c'è qui il professor Marco Fortis, che è un po' l'angelo custode dei numeri, lo è stato in questi anni. Noi abbiamo preso un paese che stava almeno 2% No, con Monti stava almeno, quindi Coletta stava almeno 1,7 o meno 1,8, non mi ricordo, e l'abbiamo portato ad avere oggi una crescita che è superiore all'1% secondo le stime. Persino Banca Italia ha detto più 1,4. 1,4, sì. Secondo me andremo ancora di più, però
come al solito faccio la parte dell'ottimista. Ci sono 800.000 posti di lavoro in più di quelli che c'erano il 22 febbraio del 2014. Lo dico ai critici, non li ho creati io. Quindi potete anche esultare per il fatto che ci sono 800.000 posti di lavoro in più. C'è gente che ha paura a dire che è una buona notizia. È una buona notizia, anche se per caso al governo ci passavo io di lì in quei giorni. 800.000 posti di... perché qui c'è la mia invidia. Io non invidio mai nessuno, perché penso che sia il sentimento più brutto. È bella l'ammirazione. Ho l'invidia soltanto per una cosa, per la straordinaria capacità di un uomo che si chiama Silvio Berlusconi di impossessarsi di alcuni temi. Se io dico qui 1 milione di posti di lavoro, eccoli lì, tutti voi pensate a Berlusconi. Il 1 milione di posti di lavoro con Berlusconi non c'è stato. Anzi, complice la crisi, i posti di lavoro si sono perduti. Noi abbiamo fatto quasi 1 milione di posti di lavoro e tutte le volte che lo dico mi dicono eccoli, copia Berlusconi senza aver fatto i numeri. Mi manda fuori di testa sta cosa. È come quella, leveremo la tassa sulla prima casa. Noi l'abbiamo fatto! Noi l'abbiamo fatto! Ma viene detto la devono pagare anche i ricchi. La pagano! Perché le case di lusso pagano la prima casa. Qualcuno c'ha una casa di lusso qui? Però fate i furbi, qualcuno ci sarà. La pagano, le tasse le abbiamo buttate giù, l'IRAP costo del lavoro. Oggi è arrivato un commercialista, mio amico, che mi diceva, oh, Matteo, sto facendo le dichiarazioni dei redditi, ti devo dire che tanta gente non sapeva dell'IRAP costo del lavoro, va via molto contenta. E ho fatto, ma vai a quel paese anche te, che mi vieni a prendere in giro perché me lo dici adesso? Ma hai comunicato male. Non abbiamo solo comunicato male, abbiamo anche fatto ovviamente degli errori. Però, direttore, non si dica che i posti di lavoro non sono aumentati. Si dica una cosa più seria e più giusta. I posti di lavoro non sono ancora abbastanza. Bisogna fare di più. Bisogna lavorare meglio. E nel libro provo a dire come secondo me si deve fare. Abbassando le tasse. Io penso che dire buttiamo giù le tasse in Italia non sia un concetto di destra. Viene detto, ah, tu sei di destra perché vuoi abbassare le tasse. Io penso che abbassare le tasse in Italia sia una cosa giusta e sacrosanta. E sui prossimi 5 anni ce la giochiamo lì, ce la giochiamo lì, ce la giochiamo lì. Però i numeri parlano per i numeri, quindi che l'Italia vada un po' meglio di prima è un dato di fatto oggettivo. Sarà che, abbiamo avuto fortuna, non è merito nostro. A tutti quelli che ce l'hanno con noi, non è merito nostro, abbiamo avuto fortuna. Però se dite che le cose vanno meglio, non vi querela nessuno, tranquilli, non vi preoccupate. Ha tirato in ballo lei Berlusconi, allora siamo un attimo sui passaggi del libro in cui parla. Ma che ora cenate a Milano, direttore, perché sono le 7:30? Come tardi? Tardissimo. Va bene, acceleriamo, allora domande e risposte. Cerco di essere più breve. Risposte rapide. Parliamo del suo rapporto con Berlusconi. Berlusconi, per come l'ho conosciuto dal punto di vista professionale, io credo che l'abbia considerata a un certo punto il figlio politico che non aveva mai trovato, lo dico con sincerità. A un certo punto c'è una rottura, lei la descrive come un agguato che Berlusconi insieme a D'Alema fanno sulla questione della presidenza della Repubblica. Berlusconi nel suo racconto dice, ma D'Alema mi ha chiamato 30 secondi e che Renzi, appena sentito la parola D'Alema, è subito esploso e ha fatto saltare tutto. Com'è andata? No, nel libro si racconta com'è andata e devo dire che io ho molto apprezzato che né Berlusconi né D'Alema abbiano potuto smentire i fatti e neanche Letta, Verdini, Lotti e Guerini che erano lì. Nel senso che Berlusconi l'ha detta con molta naturalezza, ci ha chiamato D'Alema e ci ha raccontato nel dettaglio la discussione con D'Alema, anche perché, però non voglio riaprire, molto simpatica la telefonata. Il punto vero è che volevano decidere loro due il nome del Presidente della Repubblica. E io mi ero impegnato in un percorso diverso, perché si veniva, ricordate, dalla terribile vicenda dei 101, della rielezione di Napolitano, per cui ci eravamo tutti impegnati a fare una cosa diversa. Posso dirlo? Sono orgoglioso e grato ai parlamentari per il lavoro che ha portato all'elezione di un galantuomo, quale Sergio Mattarella, alla guida di questo paese. Punto. Quindi, niente. Dopodiché Berlusconi per me è... io non riesco a... l'ho sempre detto, non riesco a
a considerare Berlusconi una persona da odiare, intanto perché non voglio odiare, non mi piace l'odio in politica, quelli che i manganellatori verbali mi fanno paura, ma anche perché Berlusconi è capace di tutto. Lui chiude, lo scrivo nel libro, lui chiude la campagna elettorale di Marchini a Roma, giugno 2016, e lo fa con un discorso durissimo contro di me. Ora, io non so se era il suo figlio politico, ma evidentemente è abbastanza negletto, perché il discorso di Berlusconi è: il signor Renzi vuole accentrare il potere su di sé, ha fatto una riforma antidemocratica e vuole instaurare la dittatura. C'è un discorso sobrio. È il venerdì. Poi finisce il venerdì, la domenica, la campagna elettorale. Il lunedì esce la notizia che Berlusconi ha avuto il problema al cuore. Io non lo sentivo da un anno e mezzo, dalla rottura del patto del Nazareno. Credo che sia doveroso, anzi lo faccio volentieri, alzare il telefono e chiamare il presidente. Mi spiace molto, so che devi fare l'operazione. E Berlusconi se ne esce con una meravigliosa frase, ringraziando in modo molto gentile, e poi mi dice: e poi Matteo, mi dispiace che in questo periodo ce l'hanno tutti con te. Allora, io dico, voi capite che come si fa a vivere un... Personalmente do un giudizio negativo dell'azione degli anni del governo Berlusconi. Non l'ho mai votato, non lo voterò mai, lui non mi ha mai votato, non mi voterà mai, siamo su posizioni diverse, però viva Dio, anche la possibilità di vivere un rapporto più civile tra maggioranza e opposizione. Mi dicono: tu hai gli accordi segreti con Berlusconi. Me lo dite, caro direttore, non lei, ma anche il suo giornale, da anni. Avete scritto che nel patto del Nazareno c'era l'inciucio sul Presidente della Repubblica. Si può dire, a distanza di 2 anni, che almeno su questo l'atteggiamento... stavate sbagliando a dire che c'era un accordo segreto, e che noi sul patto del Nazareno avevamo fatto l'accordo sulle riforme costituzionali e che per il Presidente della Repubblica abbiamo avuto un comportamento lineare. Dopodiché Berlusconi deve scegliere se fare il popolare europeo o il populista europeo. Se fa il popolare europeo, guida una forza di centro sul modello del PPE, lo farà? Non lo so. Se fa il populista europeo, fa l'accordo con Salvini. In Europa non consentono di fare tutte e due le parti. O fa il popolare europeo, o fa il socialista europeo, o fa il populista europeo. Che cosa farà Silvio Berlusconi? Lo deciderà lui. Però non chieda a me di... Io sono sempre stato uno di quelli che ha detto: per me Berlusconi deve andare a casa, dobbiamo sconfiggerlo a livello elettorale. Non ho mai detto ho odio contro Berlusconi, perché penso che quando l'Unione si è messa insieme, tutti insieme, 2006, solo contro Berlusconi, poi alla prova del governo i partiti si sfaldano. Cioè, finché hai un elemento che ti tiene insieme fuori, uno con cui andare, diciamo, contro cui andare, fai una coalizione, forse vinci le elezioni, forse, ma poi non governi, nonostante gli sforzi straordinari che allora fece Romano Prodi. E quindi personalmente ritengo: non ci mettiamo insieme contro qualcuno, mettiamoci insieme perché abbiamo alcune idee sul futuro del paese. Quelli che stanno contro, facciamoli fare la loro strada da soli. Stiamo un po' un attimo sul tema delle coalizioni, delle prossime elezioni. E io che volevo parlare del racconto di mia figlia. Ci arriviamo, glielo lascio per la fine. Con chi ha fatto la scissione del PD nel libro il giudizio è molto aspro, c'è anche un passaggio in cui dice: se ne sono andati perché non sarebbero stati rieletti, se non ricordo male. Un po' diverso, ma diciamo, io dico soltanto che se ne vanno la settimana in cui esce la sentenza della Corte Costituzionale sulla legge elettorale. Poi lei, giustamente, facendo il suo lavoro, ci legge. Diciamo, lei ha fatto un salto logico. Ed è molto critico anche con i nostalgici dell'Unione. Ma diciamo, se l'articolazione della sinistra, in cui c'è il PD, ma ci sono tante altre cose, come vede, non fa una proposta unitaria al Paese, come pensa lei di vincere le prossime elezioni, anche dal punto di vista delle alleanze e dei risultati? Ad oggi non sappiamo nemmeno quale sarà la legge elettorale,
perché poi uno degli effetti del referendum è che io mi sono messo a discutere con i miei figli sull'usucapione della taverna, però nel frattempo il paese è bloccato, sognavamo la democrazia americana, siamo tornati alla prima repubblica senza passare dal via, perché questo bisogna ricordarselo, cioè siamo tornati a un sistema che è il sistema del passato, che per me non è il passato migliore, però con grande rispetto per tanti statisti della prima repubblica. Allora, vedremo quali saranno le modalità della legge elettorale. Quale sarà secondo lei? Era una non glielo so dire, direttore. Visto. Posso dirle? Sì. Che non glielo so, cioè noi abbiamo fatto un accordo con quattro partiti, non ha retto in Parlamento, franchi tiratori. Quindi non c'è la possibilità che si torni? Non lo so, nel libro mi limito a dire, decideranno i parlamentari, io nel libro mi limito a dire che non si può fare la legge elettorale contro gli altri partiti, tant'è che le riforme le avevamo fatte insieme all'opposizione. Non è che tu puoi a sei mesi dalle elezioni fare una legge contro Berlusconi o contro Grillo, mi sembra, cioè diventa una perché c'hai la maggioranza, diventa un mettere le dita negli occhi anche in modo abbastanza astruso. Rispetto alle coalizioni, è chiaro che vediamo quale sarà la legge elettorale, vediamo quali saranno gli argomenti e i contenuti, le continuiamo a buttare giù le tasse o decidiamo che bisogna rialzarle? Decidiamo che diamo una mano al ceto medio oppure no? Ah, ma tu hai sbagliato la comunicazione degli 80 euro. Forse sì, forse ho fatto più la televendita, 10 milioni di italiani avranno 80 euro al mese, anziché fare un bel convegno con 5 premi Nobel che ti ragionano delle diseguaglianze crescenti e quindi della necessità di dare una mano al ceto medio. Avessi fatto questa seconda soluzione, sarebbe stato meglio. Non ho infiocchettato un... come quando tu porti un regalo e ti dimentichi di metterci la carta sopra e il filo, una delle cose che mia moglie ha sempre detestato di me. Dice, questo è un regalo. Dice, no, grazie, potevi almeno infiocchettarlo. Però qualcuno vuole togliere gli 80 euro? Che vanno ai metalmeccanici, non vanno ai consiglieri regionali. Su questi temi possiamo discutere con tutti, direttore, con tutti. Però non è l'argomento principale, cioè sei mesi di discussione su come si cambia l'Italia, io la faccio, su come lavorare, su come dire che il bonus cultura per l'81% è andato in libri. Perdonatemi su questo, non voglio fare pubblicità progresso per le librerie, ma vi rendete conto che l'81% dei diciottenni, o meglio dei soldi spesi dai diciottenni, è andato sui libri? Ma non è una cosa meravigliosa che un ragazzo si avvicini a un libro, non questo, uno serio, per carità. C'è un libro di poesie che si faccia venire delle domande, ma non è una cosa bella questa? Ecco, parliamo di questo. Poi la coalizione, l'intendenza seguirà, la discussione sulla coalizione verrà dopo. Parliamo di che cosa serve all'Italia, di come si cambia l'Europa, di come possiamo evitare che ci siano le cose che io per esempio nel libro ho scritto, la nottata in cui Tsipras, non ne ha parlato quasi nessuno, ma la nottata in cui stavano sbattendo fuori Tsipras dall'Europa, la Grecia, non Tsipras. Io ero accanto a lui per caso, eravamo vicini di banco. Alle 3:30 di notte lui si gira e fa, Matteo, it's enough, non ne posso più, ne ho abbastanza. Esce e se ne va. A quel punto, messo in difficoltà, mando un messaggino a Hollande, che era dall'altra parte del tavolo, era alle 3:30 e ci siamo messi a fare il diavolo a quattro. È stata forse la volta in cui Italia e Francia sono andati più d'accordo. Io non l'ho scritto nel libro per evitare, a un importante e autorevole personalità del mondo europeo ho detto se continuate così alla Grecia chiedete anche di restituire la Coppa Europa del 2004 dalle cose che gli state chiedendo indietro. Per evitare che questa Europa sia nelle mani di scelte così discutibili, possiamo fare un grande ragionamento e investire sulle nuove generazioni e dire che bello che grazie alla presidenza italiana del semestre del 2014 dal 1 gennaio del prossimo anno ci sarà un servizio civile europeo. Non la sa quasi nessuno questa, ma è bellissima. Io vorrei discutere di questo, direttore, e non mi ci ritrovo nel racconto di me che la mattina mi alzo, mi metto in al caschetto, assetto da guerra e dico quando torno a Palazzo Chigi. No, non sono lì, direbbe la poetessa, sono altro, sono altrove. Cioè, sono veramente su un'altra dimensione. Mi piace andare a incontrare le persone e dire che si fa,
per dimostrare alle nuove generazioni, che spesso non mi hanno votato, che la politica è una cosa bella, che ha delle emozioni umane, che se ci mettiamo tutti insieme sto paese lo cambiamo. Io ritengo i prossimi 6 mesi un tempo opportuno, un kairos, la possibilità di andare in mezzo alla gente, imparare, ascoltare, coinvolgere e non preoccuparmi delle discussioni sulla coalizione, sulla legge elettorale. Questo qui c'è una bellissima segreteria del PD, la gestiranno i miei amici e collaboratori che spesso sono più bravi di me. Bene. Lei parla tantissimo di Europa nel suo libro, dei rapporti con i leader, della Merkel, delle discussioni anche accese. Voglio stare, siccome stiamo andando un po' lunghi, ho visto già dal suo richiamo, sulla proposta di tenere per i prossimi 5 anni il rapporto deficit-PIL al 2,9%. Qualcuno l'ha accusato che la reazione un po' degli ambienti europei è stato torna il partito della spesa, non c'è nessuna attenzione alle questioni del debito, come se l'Italia non avesse un debito pubblico che è un macigno. Questa proposta sta in piedi soltanto se contemporaneamente riduci il debito. Quindi a questa accusa si risponde dicendo o si riduce il debito o non si fa questa proposta. Quindi sta in piedi soltanto con questa postilla. Dopodiché è la flessibilità 2.0, direttore. Anche nel 2014, quando abbiamo fatto la battaglia sulla flessibilità, ci dicevano non ce la farete mai. Alla fine hanno ceduto e grazie alla flessibilità abbiamo abbassato le tasse. E grazie all'abbassamento delle tasse oggi l'economia è più 1,4. E grazie al fatto che l'economia è più 1,4 ci sono 800.000 posti di lavoro. Se vogliamo essere seri, dobbiamo dire che l'austerity crea povertà e che la crescita crea posti di lavoro. Obama ce lo ha insegnato, la politica dell'austerity europea ha dimostrato il contrario. Io non voglio la spesa allegra, io voglio il debito che va giù, il debito pubblico deve andare giù, ma per andare giù occorre la crescita. Negli anni dell'austerity italiana, 2012-2013, il debito PIL è cresciuto. Perché è vero che si sono fatti molti tagli, ma i tagli che si sono fatti hanno bloccato la crescita e quindi il debito PIL è cresciuto ancora di più. L'operazione è perfettamente riuscita, ma il paziente è morto. Finché c'è la disoccupazione giovanile al 37%, mi ritengo in uno stato di emergenza e ho bisogno di dare ai giovani e alle nuove generazioni la possibilità di trovare un posto di lavoro, altrimenti non si va da nessuna parte. Due ultime questioni. Una riguarda la parte giustizia. Quando parlo di parte giustizia parlo delle inchieste che ci sono state su Banca Etruria, l'inchiesta che ha coinvolto anche la sua famiglia. Su una delle due inchieste, non ricordo quale delle due, penso Banca Etruria, lei la definisce una campagna, un'arma di distrazione di massa da parte. Quello che però un po' non mi torna nel leggendo il libro e mi sembra che lei sottovaluti l'impatto che un'inchiesta così pesante può avere su di lei e sul destino del PD. Rispondo sintetico, non perché voglio eludere il problema, nel libro ci sono paginate e paginate, ma per rispetto a tutti voi visti i tempi. L'inchiesta su Banca Etruria è una cosa totalmente diversa da quello che viene raccontato. Tant'è vero che, ad esempio, il padre del ministro Boschi, dell'ex ministro, del sottosegretario Boschi, non è rinviato a giudizio nell'inchiesta di Banca Etruria. Però il tema delle quattro banche, politicamente, quindi senza l'inchiesta, poi vengo su Consip e vi racconto perché invece c'è un problema sulla giustizia, abbiamo un problema. Il tema delle quattro banche, che è un tema serio, sul quale bisogna guardare in faccia la realtà complicata, le quattro banche vuol dire Etruria, Chieti, Ferrara e Marche, è un tema che ha portato più articoli che non sul Bataclan. Era lo stesso periodo, novembre del 2015. Ora, io mi domando, fermo restando che bisogna fare chiarezza, io sono il primo che dice che chi ha sbagliato deve pagare fino all'ultima lira, anzi euro, che i manager che hanno tradito devono avere l'azione di responsabilità, sempre. L'ho detto per Vicenza quando non lo diceva nessuno, che bisogna guardare gli scandali del sistema bancario,
Ma vi sembra possibile che gli scandali del sistema bancario siano quattro piccole banche su cui bisogna fare chiarezza fino in fondo e andare a scovare i colpevoli, senza alcuna incertezza, quando nessuno ha aperto bocca per mesi, direttore, tra i politici in primis e talvolta anche tra i federalisti, sul rapporto tra su come Monte dei Paschi ha comprato Anton Venefra con un sovrapprezzo di 3 miliardi di euro netti, su come Monte dei Paschi e 121 hanno lavorato, su come Banca Popolare di Vicenza. Beh, che non sia stato scritto non è vero, è stato mi posso scritto dire, ora, direttore, ora, scusi, mi permetta, soltanto adesso, perché c'è stato un periodo, negli primi anni 2000, in cui il sistema bancario non era particolarmente prioritario nell'attenzione dei politici. La prima colpa è sempre dei politici, mai dei giornalisti. Io difendo il giornalismo e perché hanno una funzione essenziale nella vita politica di un paese, sempre. Però si può anche esprimere delle critiche, delle valutazioni, come ovvio, come fanno i giornalisti con i politici. Le dico, direttore, noi abbiamo fatto la riforma delle popolari. Cioè, è una fake news quella che noi abbiamo evitato di combattere i problemi del sistema bancario. Io vorrei che su questo vi fosse riconosciuta la verità di quello che noi siamo. Noi non siamo la longa manus dei poteri forti chiamati, siamo anzi detestati dall'establishment per questo. Ma la riforma delle popolari io non l'ho inventata, l'ho presa da Mario Draghi, che nel 98 era direttore generale del Tesoro, con Ciampi ministro del Tesoro, e che non riuscirono a fare perché fu bocciata. L'ho presa, l'ho portata in Consiglio dei Ministri, ci ho messo la fiducia, come per le unioni civili e per tanto altro, e l'ho portata a casa. Allora, volete criticarci sulle banche? Perfetto. Tante cose non le abbiamo fatte. Abbiamo seguito troppo, pedissequamente, le indicazioni degli esperti o presunti tali. Le dico, direttore, non si racconti che lì c'è un problema giudiziario, perché il problema giudiziario non è Arezzo, il problema giudiziario sì, riguarda altre vicende. E allora al volo lasciatemelo dire, se mio padre è colpevole è giusto che paghi, come tutti gli altri. Una volta dalla Gruber ho detto più degli altri, mi hanno accusato, era un'iperbole, come tutti gli altri. Se qualcuno, il reato contestato è concorso esterno in traffico di influenza, se è colpevole è giusto che paghi. Lui, come tu, chi ha dato notizie, com'era la rivelazione di atto d'ufficio, mi pare, che segreto d'ufficio, come si chiama il reato, è un reato che secondo me, se bisogna perseguirlo, è giusto perseguirlo sempre. Tremo per i rapporti tra alcune redazioni e alcuni PM, ma va bene, ma lo dico per però questa parte qui è tutta fuori. Nel libro si parla a lungo di tutti i dettagli, gli errori. C'è un punto che voglio dire perché per me è fondamentale. Secondo quello che risulta dei bravissimi magistrati, o perlomeno che è uscito, perché i magistrati per me sono bravissimi, sembra che qualcuno abbia fabbricato delle prove false contro l'allora presidente del Consiglio, mentre era presidente del Consiglio. Questa storia non riguarda me. Io non sono più presidente del Consiglio. Questa storia riguarda le istituzioni. Se qualcuno ha fabbricato delle prove false contro l'allora presidente del Consiglio, se pezzi delle istituzioni, di un nucleo speciale dell'arma dei carabinieri, o pezzi della magistratura, lo metto con lo, eventuale, hanno fabbricato prove false contro il presidente del Consiglio pro tempore, in carica allora, questa è una cosa, direttore, enorme. Perché ne va del rispetto delle regole del gioco. Tu non puoi, pezzo dello Stato, fare delle prove false contro il Presidente del Consiglio. Allora, se questo c'è, bisogna avere la linea dura e andare a vedere chi è stato, come, quando, perché, e deve pagare chi l'ha fatto, se c'è stato. Io vivo la pace dei sensi, nel senso che sono fuori, non sono più Presidente del Consiglio. Non mi riguarda dal punto di vista personale, anzi, guardi, so che adesso la stupisco. È quasi un bene che non sia più Presidente del Consiglio. È quasi un bene, perché almeno non è una vicenda che ha una ricaduta immediata. Ma se qualcuno dalle istituzioni mente o falsifica le prove,
non c'è intercettazione che tenga, perché adesso vogliono buttarla tutta sulle intercettazioni. Le intercettazioni è brutto vederle pubblicate, però ormai si fa da anni, quindi io non posso mica lamentarmi per le intercettazioni. Io nel libro racconto umanamente la mia difficoltà, sì, da figlio. Non ho creduto a mio padre e mi è dispiaciuto. Mi sembrava impossibile, ho letto una notizia su un giornale e ho detto, ma che cosa stai facendo? Anzi, glielo ho detto in fiorentino. Ma sei matto? E lui mi dice, guarda, non è così. E io non gli credo. Devi dire la verità, gli urlo. Perché? Perché avevo letto un giornale, tra l'altro non pensavo di essere intercettato in ragione del fatto che quel reato non prevede la possibilità di intercettare. C'è ancora da capire perché ci stavano intercettando. Ma lasciamo stare. Sono cose... ci stavano intercettando. Così verrà fuori anche questa, perché intercetto. Questa parte delle intercettazioni ha degli elementi umani, ha degli elementi umani. Io non l'ho scritto nel libro perché non ho scritto tutti gli elementi personali, ma quando vado a dire le preghiere con i miei figli la sera, una delle cose, una piccolina, dice, io però, dico a Don Mazzi, mia figlia non voleva pregare, dicendo, io per questi che c'hanno col nonno non prego più. Lasciate stare l'educazione religiosa di mia figlia, sono una persona meno adatta a farla, quindi. Però c'è una dimensione umana. Quando mio padre mi scrive, io sarei pronto a fare una pazzia. Mio padre oggi è stato operato per un piccolo intervento al cuore, quindi ti senti in colpa. Ti senti in colpa per quello che vivono gli altri. C'è una dimensione umana. Ma non mi interessa qui adesso. Chi la vuole la vede nel libro. Perché nel libro ci sono io nudo. Compriamo il libro. Nudo, nel senso metaforico, non è un libro di disegni, fortunatamente. C'è la dimensione istituzionale, però lo dico anche a lei, le sembra possibile che in questo paese si possa avere un'ipotesi di costruzione di prove false? A me questo sembra una cosa eversiva. E gliel'ho detto. C'è un sacco di gente che vuole la firma di Renzi sul libro. Dovete... andiamo avanti fino a domani. No, cioè, no, dovete chiudere di... presto perché vogliono hanno comprato il libro e vogliono firmare. Ultima domanda. Lei, il titolo del libro è Avanti. Il titolo della sua mozione congressuale era Avanti Insieme. Quindi avanti da solo. Perché adesso. Avanti è nella copertina, insieme per chi lo legge sono le 235 pagine dopo. Bene. Ho fregato, adesso questa. Grazie direttore, grazie mille. Buonasera.